Io lo dicevo, facciamo senza il mo dove lo poggio questa cosa? Ah, chiedo scusa a Socrate, va? Madonna, ripartiamo, aspettate un momento, aspetta. Allora, questa che sto per cominciare è la triste storia di Protesilao. Lui, Protesilao, era innamorato di Laodamia, figlia del re Acasto, e anche lei lo amava. Ma Acasto, il padre, si opponeva alle nozze. Diceva Acasto a Protesilao, figlio mio bello, io te la darei a Laodamia, ma non te la posso dare, fatti capace. Le figlie dei re si debbono sposare con altri figli di re, perché dobbiamo stringere delle alleanze politiche, hai capito? E poi, una figlia tenga che faccio, la do proprio a te, che non hai né cielo da vedere, né terra da camminare. Se non che la storia venne in aiuto dei nostri innamorati e scoppia la guerra di Troia. Di che si trattava? Ma qui in Grecia tutti questi principi che comandavano tutte le città greche avevano dichiarato guerra a Troia, che sta qua, vedete? E dovevano mandare un migliaio di navi in quella direzione. Perché? Perché avevano stretto un patto di alleanza. E anche Acasto, come tutti i principi achei, aveva giurato insieme agli altri sull'ara di Atena. Eccoli qui, vedete, questi qui sono i principi achei che fanno il giuramento di difendere l'onore di Elena. Ove mai qualcuno avesse offeso Elena, i principi achei gli avrebbero dichiarato guerra. E Acasto, come tutti gli altri, promise di mandare 40 navi alla volta di Troia, se non che ad Acasto di andare a morire per le corna di Menelao proprio non andava. Anzi, lui lo diceva proprio esplicitamente: a me di Elena non mi passa neanche patata. Lo diceva in greco, non lo diceva in napoletano, ma lo diceva. E poi aggiungeva: sempre che sia vero il fatto del rapimento, perché a me quella non me la conta giusto, troppo scollata, troppi profumi, io poi dovrei morire per quello là. Allora i suoi consiglieri gli dicevano: Acasto, ma tu hai giurato, tu hai promesso di mandare 40 navi comandate da un principe di sangue reale, ora tu maschi non ne hai, hai solo una figlia, chi le comanda queste 40 navi? E Acasto disse: mi è venuta un'idea, e mandò a chiamare Protesilao. Il ragazzo venne e lui gli chiese: senti Protesilao, ma tu le vuoi sempre bene a Laodamia? Certo che le voglio bene, disse lui. E io te la faccio sposare, ma la devi sposare subito, oggi, questa sera, perché poi domani mattina mi devi portare le 40 navi a Troia. Sì, papà, disse il ragazzo e corse subito da Laodamia a darle la buona notizia. Ora dovete sapere che Laodamia, oltre ad essere una bella ragazza, era anche una brava scultrice. E Protesilao la trovò che stava scolpendo una statuina di Eros. Laodamia, amore mio, tuo padre acconsente al matrimonio, disse Protesilao. Tu che dici, rispose Laodamia. Sì, però dobbiamo fare tutto subito, tutto entro oggi, anche la prima notte, perché poi domani mattina debbo partire per Troia. E infatti la mattina dopo, un bacio e via, alle prime luci dell'alba Protesilao si imbarca per Troia. Sulla nave di Protesilao viaggiava pure il famoso Achille, il più forte degli eroi greci. Guardate qua, io vi faccio vedere il primo Achille che ho conosciuto io quando ero ragazzo, nelle vecchie edizioni Nerbini. Guardate quanto è bello. È un po' vestito da romano, però è un Achille bellissimo. E qui sento il bisogno di aprire una parentesi. Come erano vestiti questi signori? Le armi quelle che decantate da Omero, quelle fabbricate da Efesto, in effetti le possedevano solo i ricchi, gli eroi, quelli che avevano i soldi. Guardate, vedete, queste sono le armi. Perché le possedevano solo i ricchi le armi? Ma perché i metalli erano rarissimi. Loro conoscevano solo l'oro, l'argento, lo stagno e il rame, più il bronzo che era una fusione degli ultimi due. L'oro e l'argento erano cose da dei, stagno e rame invece erano per gli eroi. E le truppe? Le truppe si dovevano accontentare di bastoni e pietre. Il ferro, per esempio, non c'era, perché non avevano ancora scoperto
l'estrazione del ferro. L'unico ferro che esisteva in natura era quello di origine meteoritica, veniva dalle stelle. Infatti, come era chiamato il ferro dai greci? Sideros, da cui i termini siderurgia e siderale. Vi voglio raccontare un fatto. Quando ci furono i giochi funebri in onore di Patroclo nell'Iliade, sapete che cos'era il primo premio in una gara del disco? Un lingotto di ferro. E Achille, quando consegna il lingotto di ferro al vincitore, sapete come gli dice? Dice: adesso non avrai problemi economici per almeno 5 anni. Le lance, guardate, questa qui è una lancia, era di legno e poi aveva la punta di metallo. Ora, una lancia con la punta di metallo era preziosa, quindi pur chiamandola lancia, non la lanciava nessuno, perché come la lanciavano, la perdevano. Insomma, le battaglie del XII secolo avanti Cristo altro non erano che gigantesche pietrate, pietre. Poi si arrivava al corpo a corpo e lì erano mazzate, pugni, calci, ma sempre con le mani. Anche per questo duravano pochissimo, perché i guerrieri si stancavano subito. E torniamo alla nave di Protesilao. Non appena giunsi a Troia, fu accolta dalla più gigantesca pietrata che la storia ricorda. Pietre e male parole. Achille, che era un poco incazzoso, avrebbe voluto subito menare le mani, ma fu trattenuto per un braccio dalla madre Tetide. Voi adesso direte: ma perché, c'erano pure le madri? No, però Achille aveva la mamma al seguito. E già, perché la madre di Achille era una dea, era invisibile. E avendo saputo dal collega Apollo che il primo a scendere a terra sarebbe stato anche il primo a morire, che fece? Con una mano trattenne Achille e con l'altra dette una spintarella a Protesilao. Prego, guardare il disegno che sta sulla mia testa. Vedete? Quella è Tetide che trattiene Achille e che spinge Protesilao. E quello è Ettore che sta lì lì per uccidere il nostro eroe. E vediamo come Omero ci racconta la morte di Protesilao e il dolore di Laodamia. Allora, Iliade, libro secondo, verso 938. Primo i balzossi dalle navi e primo cadde, trafitto dal dardanio ferro. Balzossi un corno, dico io, perché se non era per Tetide che gli dava la spintarella, lui col cavolo che sarebbe balzato. D'altra parte, sentite, mettiamoci nei panni di questo disgraziato. Desidera una donna tutta la vita, poi finalmente riesce a ottenerla. Ci dorme insieme una sola notte, una tantum, e poco fa, va in guerra il primo giorno e muore. Non è giusto, non si fa così. E quindi entrambi, lui e la moglie, vanno a protestare con gli dei. Lei, Laodamia, protesta con Persefone, la dea dell'oltretomba, e le dice: o dea dell'estrema casa, tu che ben sai quanto dolore rechi il distacco dalla persona amata, al punto che ancora oggi dividi il tempo tuo tra il marito affettuoso e la piangente madre, concedi anche a me e al mio sventurato sposo un'altra occasione d'amore. Una sola notte egli mi ebbe e una sola notte ancora oggi ti chiedo. E Persefone le concesse una seconda notte d'amore, o per meglio dire 3 ore di supplementari. E infatti una notte, mentre Laodamia si aggirava nella sua stanza da letto, sentì venire dal soffitto una musica dolcissima. Dapprima arretrò spaventata, si portò in fondo alla stanza, poi vide di fronte a sé una nube, poi la nube si sciolse e vide l'eroe defunto, Protesilao. Aveva ancora le armi di battaglia e un filo di sangue che gli sgorgava dal petto. Amore mio, tu qui? Sì, disse lui, allontanandola quel tanto che bastava per togliersi le armi da dosso. Fammi entrare nel desiderato talamo, è tanto il desiderio che ho di giacere con te che or non vorrei che le parole tue, seppur pregne d'affetto, rubassero il tempo alle carezze audaci. E come se avesse detto: Laudà, qua 3 ore solo ci sono, vediamo che dobbiamo fare. No, Protesilao, fermati, disse lei, una notte ancora, veramente 3 ore ancora non potranno mai colmare l'abisso dei miei desideri.
io piuttosto preferisco che tu stia immobile davanti agli occhi miei, in modo che io possa modellare una statua che ti riproduca nelle minime fattezze. Solo così riuscirò ad averti per sempre e fino alla fine della mia triste vita. E così Laodamia si fece portare un quintale di cera dagli schiavi e modellò la statua di un uomo nell'atteggiamento di chi abbraccia una donna. Poi adagiò questa statua sul suo letto e ci si infilò tra le braccia. E il padre non la vide più in giro per casa. Né, avete visto Laodamia? Domandava ai familiari. È chiusa nella camera da letto, dice che non si sente bene. Ma Acasto incominciò a sospettare qualcosa. E allora chiamò un servo e gli disse di spiare attraverso il buco della serratura. Questi ritornò dal re e gli disse: «Vada, Osire, che tua figlia dorme giorno e notte abbracciata a uno sconosciuto. Che si sfondi subito la porta, che mi si porti qui l'uomo!» Se non che, una volta scoperta la pietosa finzione, Acasto, ritenendo la figlia impazzita, prese la statua di cera e la gettò in un calderone di olio bollente. Ma Laodamia, quando vide il volto del suo amato sciogliersi nell'olio, vi si gettò anche lei. Si dice che la tomba di Protesilao si trovi nel Chersoneso, su un promontorio dal quale nelle giornate limpide è possibile scorgere Troia. E si dice anche che accanto alla tomba sia nato un olmo, i cui rami sono sempre fioriti d'estate e d'inverno, a eccezione di quelli che guardano Troia, che non fioriscono mai. Che avevano tre figlie, due solo belle e una bellissima, che si chiamava Psiche. Attenzione, Psiche in greco vuol dire anima. È inutile dire però che tutta questa bellezza dette molto fastidio a Venere, la quale subito si mise a urlare.